Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di un altro libro del Nuovo Testamento, il libro di Primo Pietro. Autore, e Primo Pietro 1.1 identifica l'autore del libro di Primo Pietro nell'Apostolo Pietro. Quando è stato scritto? Il libro di Primo Pietro fu probabilmente scritto tra il 60 e il 65 d.C. Perché è stato scritto? Primo Pietro è una lettera di Pietro per i credenti che erano stati dispersi in tutto il mondo antico ed erano sotto intensa persecuzione. Se c'era qualcuno che conosceva e capiva la persecuzione, quello era Pietro. Egli infatti era stato picchiato, minacciato, punito e incarcerato a causa della sua predicazione della parola di Dio. Lui sapeva come perseverare senza amarezza, senza perdere la speranza di vivere una vita obbediente e vittoriosa nella fede. Questo saper vivere con speranza in Gesù era il messaggio e l'esempio di Cristo, era quello che bisognava seguire. I versetti chiave. Primo Pietro 1.3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Primo Pietro 2.9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Primo Pietro 2,24. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti dal peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti. Primo Pietro 5,8,9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone raggente cercando di chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Breve riassunto. Anche se questo periodo di persecuzione avrebbe potuto portare alla disperazione, Pietro induce a vederlo come un tempo per gioire. Egli infatti dice di considerare un privilegio soffrire per amore di Cristo come il lavoro del Salvatore sofferto per loro. Questa lettera fa riferimento alle esperienze personali di Pietro con Gesù e i suoi sermoni dal libro degli Atti. Pietro afferma che Satana è il grande nemico di ogni cristiano, ma dice anche che la certezza del futuro ritorno di Cristo dà l'incentivo di speranza. Anticipazioni. Grazie alla familiarità che Pietro ha con la legge e i profeti dell'Antico Testamento, egli ha potuto spiegare i vari passaggi dell'Antico Testamento alla luce della vita e dell'opera del Messia Gesù Cristo. Primo Pietro 1,16 cita Levitico 11,44, poiché io sono l'Eterno, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Prima di ciò ci spiega che la santità non si ottiene osservando la legge, ma per la grazia concessa a tutti coloro che credono in Cristo, versetto 13. Inoltre Pietro fa riferimento a Isaia 38,16 e a Salmi 118,22 e spiega che la pietra angolare si riferisce a Cristo che viene rifiutato dagli ebrei attraverso la loro disobbedienza e incredulità. Ulteriori riferimenti all'Antico Testamento li troviamo nel concetto di Cristo senza peccato, Primo Pietro 22,22 e Isaia 5,53,9, e gli incoraggiamenti ad avere una vita santa attraverso il potere di Dio, il quale produce benedizioni. Primo Pietro 3,10,12, Salmi 34,12,13 e Primo Pietro 5,5, Proverbi 3,3,4. Applicazioni pratiche. La certezza della vita eterna viene data a tutti i cristiani. Un modo per assomigliare a Cristo è quello di condividere la sua sofferenza. Per noi questo si traduce nel sopportare insulti, denigrazioni da parte di coloro che ci considerano troppo buoni e ingenui. Questa nostra sofferenza è molto minore rispetto a quella che Cristo ha dovuto sopportare per noi sulla croce. Combatti per quello che conosci e per ciò in cui credi sia giusto e gioisci quando il mondo e Satana si pongono l'obiettivo di farti del male. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate con il mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento.
Arrivederci a tutti da Bruno Pepi, al prossimo video.